Cari amici di Due Ciabatte con Federico, ben trovati per questo nostro nuovo incontro. Dunque abbiamo smaltito ormai già da diversi giorni il commento e l'analisi al voto e si guarda al futuro. E noi oggi proprio per questo ci colleghiamo con Gianni Berrino, neo senatore della Repubblica. Ciao Gianni e ben trovato. Ciao, buonasera a tutti. Allora oggi... Collegamento in movimento oggi. Esatto, ti abbiamo raggiunto in uno dei tuoi spostamenti anche perché oggi c'è stata una giornata particolare, non solo a livello politico ma penso anche a livello personale, perché oggi c'è stata una seduta del Consiglio regionale particolare, così? Sì, in effetti oggi c'era la solita seduta del martedì di risposta alle interrogazioni, però sono state le ultime tre interrogazioni a cui ho risposto perché poi a fine seduta naturalmente ho salutato tutti dicendo che avrei dato a breve le dimissioni da assessore regionale, quindi quello di oggi sarebbe stato il mio ultimo consiglio regionale, con un po' di emozione naturalmente, perché dopo 7 anni fa un po' strano uscire per l'ultima volta dal consiglio regionale. 7 anni, un mandato e mezzo che ti ha visto alla guida di un assessorato, peraltro molto importante per quel che riguarda la Liguria. Tracciamo un po' un bilancio di questo periodo e quali sono state le tappe più significative, i momenti belli ma anche quelli più difficili. Momenti belli, devo dire, insomma, dal punto di vista del turismo, il recupero forte che dal 2015 in poi ha fatto numericamente la Liguria, e naturalmente l'aver riportato la Liguria al Festival di Sanremo, l'aver sottoscritto il patto per il lavoro nel turismo che ha dato la possibilità di versare agli operatori turistici oltre 60 milioni di euro per assumere persone, quindi migliaia di persone che sono state assunte in questi 5 anni grazie al patto per il lavoro nel turismo, e il patto per il turismo che ha trasformato la tassa di soggiorno in tassa di scopo con grande soddisfazione di tutti. Per quanto riguarda i trasporti, direi che sicuramente l'aver acquistato 36 treni finora su 48 e avere la certezza che gli altri 12 arriveranno nel prossimo anno, che quindi a fine 2023 la Liguria avrà i treni regionali più nuovi di tutta Italia, e l'aver contribuito all'acquisto di oltre 400 autobus per le linee regionali, oltre naturalmente ad aver, anche se è lontano dal nostro territorio, ma l'aver istituito il Cinque Terre Express che ogni anno porta milioni di turisti su e giù per le nostre bellissime Cinque Terre. E poi naturalmente per il lavoro, insomma, la soddisfazione di aver contribuito a dare una soluzione a tantissime crisi di impresa, naturalmente anche se non tutto è stato possibile fare, ma l'aver gestito al meglio le Garanzia Giovani 1, aver contribuito al lancio di Gol, insomma, e soprattutto all'aver innovato completamente i centri per l'impiego con oltre 150 assunzioni del potenziamento, e l'aver trasferito i lavoratori una volta delle cooperative, scusate, stavo cercando di eliminare il riflesso del sole, i lavoratori delle cooperative invece i lavoratori a tempo indeterminato regionali. Il momento più brutto naturalmente è stato e coinciso con la tragedia del Ponte Morandi, Ponte Morandi. Che è stato veramente un periodo difficilissimo, e poi 2 anni del Covid, che questi qua sicuramente sono stati brutti per tutti, ma naturalmente per chi ha avuto anche la gestione della cosa pubblica in anni così difficili è stato tutto molto impegnativo. Insomma, all'emergenza sanitaria si sono sommate altre emergenze sociali ed economiche. Cosa lasci in eredità? Quali sono i punti su cui il tuo successore dovrà lavorare con più impegno e con imminenza? Sicuramente lato turismo bisogna subito programmare il 2023, quindi continuare con la promozione del territorio e naturalmente col nuovo piano di agenzia per il 2023, e naturalmente su questo aspettare poi quelle che saranno le decisioni, spero immediate, del governo in tema di bollette energetiche, perché è chiaro che bisogna dare sostegno
agli operatori del settore, perché gli alberghi, i ristoranti, i bar sono quelli che stanno risentendo, naturalmente insieme ad altri, però della grande crisi energetica, ma su di loro si basa il successo poi del nostro turismo. Per quanto riguarda i trasporti, naturalmente c'è da terminare la fornitura, come dicevo prima, dei nuovi treni, e naturalmente vigilare per quanto riguarda la regione sul raddoppio ponente, e poi adeguare successivamente gli orari alla fine del terzo valico, perché invece il raddoppio ponente finirà sicuramente anche dopo la scadenza del mandato del mio successore. Per quanto riguarda il lavoro, c'è questa grande scommessa di Gol su cui la Regione dovrà non solo vigilare, ma anche agire in modo veloce, in modo che i soldi del PNRR destinati al lavoro vengano ben impegnati in aiuto a chi lavoro in oggi non ha, ma potrà trovarlo più facilmente dopo aver appunto usufruito dei corsi di formazione e delle agevolazioni del progetto Gol. E a che punto siamo per l'individuazione del tuo successore, per quel che riguarda sia la quota politica, presumo che rimanga in quota Fratelli d'Italia, ma c'è anche grande interesse per sapere se rimarrà in quota Provincia d'Imperia. Ma sul fatto che rimarga in quota Fratelli d'Italia, dubbi non ce ne Non ce ne sono. sono. Sicuramente sarà di Fratelli d'Italia, e a cui andranno anche le mie deleghe attuali. Sulla decisione della provenienza, ancora prima del nome, della provenienza geografica, è chiaro che l'impegno e l'aspettativa di molti è che rimanga in provincia di Imperia, anche per il buon risultato elettorale che la provincia di Imperia ha avuto per Fratelli d'Italia, ma è chiaro anche però che ci sono esigenze anche di rappresentanza geografica di altri territori, tra cui la provincia di Savona, che è rimasta completamente esclusa sia dal Parlamento che dai consiglieri comunali che dagli assessori regionali. Quindi su questo sarà fatta l'ultima, diciamo così, verifica, per poi dare, io spero, entro la settimana prossima, il nome del mio successore al presidente Totti. Volgiamo allora lo sguardo a Roma, sono giornate intense per quel che riguarda anche la scelta della composizione dell'esecutivo, valutando anche i vari equilibri politici all'interno della maggioranza. Fratelli d'Italia ha avuto un exploit veramente importante, questo è sicuramente una soddisfazione, ma anche una responsabilità. È una soddisfazione sicuramente, però adesso smaltita la soddisfazione, su cui siamo stati anche abbastanza, voglio dire così, moderati nel festeggiare, perché prevale lo spirito di responsabilità di cui il Paese ha in questo momento necessità. Il periodo è difficile, se pensiamo solo al caro energetico, non è difficile, ma è difficilissimo, è molto preoccupante. È chiaro che quindi la Giorgia Meloni, diciamo così, premier in pectore, non solo sta pensando alla formazione della compagine di governo, ma anche a come risolvere questo, che è il primo di tutti i problemi da risolvere, neppure le altre di problematiche. Quindi su questo noi, cioè, ho la certezza che a Roma stanno lavorando alacremente per cercare di dare una soluzione contestualmente alla creazione del nuovo governo. Giorgia Meloni, che è stata oggetto di attacchi forti anche a livello personale in questi giorni. Non so se hai sentito la Pronto? domanda perché è saltata un No, attimo scusa. la comunicazione. No, dicevo Giorgia Meloni che in questi giorni è stata oggetto di attacchi duri a livello personale. Beh, io questo la posso definire una schifezza della politica italiana, perché è chiaro che si attacca personalmente Giorgia Meloni, ma insieme a Giorgia Meloni si attaccano anche quel 26% di italiani che l'hanno scelta dentro le urne, e non penso che sia corretto in una democrazia compiuta, soprattutto da chi si è riempito la bocca per 10 anni di rappresentare la democrazia, di attaccare così lei personalmente, la sua famiglia e contemporaneamente e contestualmente il 26% appunto di italiani che l'ha votato. Penso che sia una cosa solo italiana, che non rappresenti bene neanche all'estero quello che in realtà siamo, quindi un comportamento veramente schifoso. Senti, per chiudere, come organizzerai le tue giornate anche a livello di lavoro, non solo romano, ma sul territorio, quando sarai qui nell'estremo ponente Ligure? Ah, possiamo fare una diretta di una settimana, così la prima settimana la viviamo assieme, perché sinceramente questo qua dovrebbe avere la sfera di cristallo. So che andrò a Roma,
a Roma, cercherò di massimizzare la permanenza a Roma facendo il massimo possibile di quello che dovrò fare, e poi naturalmente questo dovrò coniugarlo col territorio, quindi come ho sempre fatto, quindi frequentando al massimo possibile le persone e i territori, naturalmente poi con un po' di tempo per mio figlio, naturalmente mi Vuole. sento come egoisticamente di doverlo ritagliare. E allora grazie al neo senatore Gianni Berino per essere stato con noi in questa tappa di trasferimento. Dopo questo ultimo consiglio regionale e in vista dell'imminente insediamento a Roma, grazie di nuovo e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Ciao Un saluto a Federico. tutti i nostri ascoltatori, buon Grazie. proseguimento di serata, a presto.